Il collegamento da Borgo Sesia. Chi è per te da Borgo Sesia? Parenzo, chi c'è da Borgo Sesia? Uno che è violento in cassone. Uno che governa un comune dove abusano dei cassonetti. Tu sei fissato con questa cosa dei cassonetti. Un episodio di qualche anno fa ormai. Non è che ogni volta che c'è Borgo Sesia fatti delle domande. È un unico comune dove succedono queste cose. Buon anno, buonasera Gianluca, come stai? Ciao, buonasera. Bene. Sai che sta mettendo in piedi una rivolta contro il parroco praticamente, perché ospita sei clandestini, Parenzo. Sei persone. Vero? Beh, sei sì, perché ha potuto solo ospitarne sei, voleva ospitarne 20. E tu gliel'hai impedito? Numeri da invasione. No, non è numeri da invasione, è una questione di principio, non è questione 6, 20. E perché gli rimproverano? Non ho capito, perché non ospita gli italiani? Perché cosa? Perché non aiuta gli italiani? Io ho portato gente, quindi in maniera fisica, di Borgo Sesia, che hanno chiesto aiuto al parroco che gli è stato negato, di tutti i tipi, da chi al figlio. Cioè tu dici, purtroppo, questi italiani bisognosi avevano chiesto aiuto al parroco, che se ne è sbattuto i coglioni, tu dici, e invece poi adesso ha spinto per avere sei clandestini, questo è il punto. E noi ho spinto per averne 20, però adesso ne ha 6. Tra l'altro arrivano 5 dal Gambia e uno dal Senegal, cioè dove non c'è la guerra, quindi mi devono anche spiegare qual è la questione. Ma dopodiché il principio vero è che questo parroco, che vive in un appartamento, ascoltate bene perché non sono frottole, di 405 metri quadri con un ascensore interno. Cioè c'è un parroco che vive in un appartamento di 400 metri quadri. Vive in un appartamento con 405 metri quadri, ascensore interno. Una specie di piccolo... piccoli appartamenti, sempre nella stessa casa, per un totale di 750 metri quadri. Cioè non che è una specie di piccolo Bertone questo qua. Eh beh, infatti nel mio manifesto ho scritto... Ma chi è il nuovo Cardinal Bertone? Non ospita nessuno, non ha dato una mano a nessuno, e anche dove sono ospitati questi clandestini profughi, poteva ospitare qualcuno di Borgo Sesia che magari dormiva in macchina, come è capitato a me di aiutare, come gente che non ha neanche l'acqua calda, non ha riscaldamento. Come si chiama questo prete? Come si chiama sto parroco? Don Ezio, di cognome come fa? È anche un evasore fiscale, tra l'altro. Vabbè, poi lo spieghiamo. Fermo lì, dice che è un evasore fiscale, non lo so. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Però, caro Parenzo, prima di tornare a Borgo Sesia, volevo chiedere a Bonanno la sua augusta opinione sulla vicenda Vendola. Tu non sei curioso di saperlo? Ma francamente anche no la sua, perché posso già intuire delle cose. Ma che cosa puoi intuire? Vabbè, insomma, che pensi di Vendola? Diciamo che quando ho sentito che ha adottato Tobia, se non sapevo tutto il resto della storia, pensavo che avesse adottato un cane, perché Tobia è il nome anche di un cane, ma non ce l'ho con il bambino, ci mancherebbe. Però questo signore che ha 57 anni, che ha sempre difeso lui, dice, gli oppressi, i deboli, i poveri, va in California, spende 135.000 euro, se ne frega e delude le leggi italiane e praticamente insieme al suo compagno che utilizza due donne, una indonesiana che partorisce, questo lo sappiamo, dunque una californiana con gli occhi azzurri perché deve essere quella che ha l'ovulo, e alla fine produce un bambino. E lui però in realtà non produce nulla, perché questo lo sappiamo, quello che è successo, si chiama utero in affitto, ma tecnicamente lo sappiamo. Dunque tu come consideri queste due donne? Siccome avranno sicuramente preso dei soldi, se non hanno preso dei soldi, non dico, hanno fatto un'opera per loro caritatevole, se non hanno, se hanno preso invece dei soldi, li considero delle prostitute. Delle puttane, dici? Le prostitute, cioè, si fanno pagare per fare un determinato lavoro. Questo è quello che abitualmente si dice, no? Quindi dunque? Questa situazione mi ricorda un po' come si fa con i tori, no? Cioè? Si prendono le vacche, il toro, si fa in modo che il toro, diciamo così, venga sempre di più con gli ormoni forti, e poi alla fine si prende quello che produce e si mette nella vacca. E lì è la stessa identica cosa, brutto dirsi, ma la realtà è proprio così. Cioè tu consideri queste due donne delle puttane? Se l'hanno fatto per soldi, e che cos'è allora? E Tobia chi è? Per la provvidenza, e Tobia chi è? Com'è? Tobia come lo consideri? Diventa naturale dire che se hanno preso dei soldi, come dicono tutti, sono delle prostitute, lui ovviamente è figlio di una prostituta. C'è un figlio di puttana, dici?
Ma nella sostanza, ahimè, viene fuori un discorso del genere. Ma io dico, ma per finire sui giornali non poteva inventarsi una cosa più intelligente? No, figuriamoci. Anziché comunque offendere un bambino, non poteva inventarsi questo qui qualcosa di più, come dire, costruito, un po' più intelligente? No, che so io, ha fatto una classica vaccata in stile Buonanno, ma per carità. Ormai non farà anche più scandalo. Calcio, mi dicevano figlio di puttana, come è capitato a tutti, come capita ancora oggi in Serie A, come abbiamo visto Sarri cosa dice a Mancini, eccetera, eccetera, si dice di tutto. Io ovviamente non mi offendevo. Perché cioè tu dici, il figlio figlio di puttana, in senso che giocherà Tobia, non so se si potrà offendere o no, ma non ce l'ho con lui, io ce l'ho con gente come Vendola, come suo compagno, che se ne fregano delle leggi, che se ne fregano di tutto e che fanno i loro porci comodi per egoismo, solo esclusivamente per egoismo. Per cui tu dici tecnicamente può essere definito un figlio di puttana. Se queste due donne hanno preso dei soldi come io, hanno preso dei soldi, quindi per me personalmente sono due prostitute, perché chi prende dei soldi per fare una determinata cosa è prostituzione. Pazzesco. E quindi queste due donne per me sono come le prostitute, niente di più e niente di meno. E di conseguenza, se nasce una persona, quindi un bimbo o una bimba da persone come queste, uno si gli dice figlio di, non si deve offendere. Ma figlio non di, ma no, ma dillo, bambino, però, non avere paura. Non l'hai nulla. Detto, non avere paura di dirlo, cioè figlio di puttana. No, ma non mi piace neanche dirlo. Beh, ho capito, ma l'hai detto, cioè come se l'avessi detto. È incredibile. È come se l'avessi detto. Scusami, certo, ma non ti preoccupare, che non ce l'ho. Non ti preoccupare che finisci sui giornali. No, adesso che cazzo c'entra, scusami. No, ma lui lo sa, lui lo fa per quello. Ma che ne mica è una battaglia politica. Ma tu quando vedi i tuoi ospiti vanno in televisione, che gli dici, vuoi rimanere sui giornali quando dice una cosa del genere? È chiaro che quando uno dice una vaccata simile sa già dove va a finire. Non ti preoccupare. Ma che te ne frega te quello che dici? Ha fatto un ragionamento. Io non lo chiamerei ragionamento. L'unica cosa che ha fatto Vendola è che al limite ha dato una mano al suo compagno, cioè ha usato una mano, perché sodomia, ecco, libertà, aggrava. Alla fine fanno quello, cioè che senso ha dato? Non ha ecco fatto che aggrava, cioè, in che senso ha dato una mano? Spiegami, ha dato una mano, non c'è niente, l'unica cosa gli avrà dato una mano, eh. Da che puttazzo dici? Eccolo là. Per lo sperma, dici, per la produzione di sperma, gli avrà dato una mano per quel che poteva, che ne so io. Cioè, se poi lui e papà o la mamma, poi dobbiamo anche capire, adesso c'è la festa del papà, la festa della mamma, dovremmo anche fare la festa di chi ha dei figli così. Cioè, inventare una data durante l'anno. Vabbè, cioè tu dici festa del gay. Vabbè, ci sarà la festa del papà gay, cioè la festa del papà omosessuale, la festa della donna, festa del papà, punto, della donna, la festa del papà. Vabbè, punto. Ma chi se ne frega poi delle feste, no? Cioè tu dici bisognerà inventare una festa apposta, qualcuno. Sì, perché sennò per il papà non va bene, per la mamma non va bene, per tutti e due, io non lo so. Sì, comunque ragazzi, l'unica cosa mi dà fastidio questa cosa di Vendola, ma non perché io ce l'ho con lui, non me ne questo non si era capito che ancora. Ha illuso le leggi, ha fatto quello che voleva. Va arrestato secondo te? Va arrestato? No, arrestato? Va arrestato? Non è che va arrestato, perché ahimè in Italia questa cosa non può accadere. Però io ma secondo te andrebbe arrestato, sì o no? Se tutto il mondo venisse proibita, d'accordo, e dunque secondo te nel tuo mondo ideale andrebbe arrestato Vendola, uno che fa una cosa del genere? Ma no, Vendola no, più il suo compagno, perché Vendola alla fine, tu vi ho detto, vabbè, ma pure lui contribuisce. Cioè secondo te il figlio là andrebbe arrestato? Qualcuno lo dice oggi, cioè qualcuno l'ha detto. Mi avrebbe arrestato chi? Ed, come si chiama? Ed, il compagno di Vendola. Ah, ecco, sì, ma se ne fregano tutti, perché alla fine sono tutti capaci a parlare. Però guarda, la questione per egoismo, fanno come i cani, cioè uno dice voglio un cane, fammi vedere un cane, allora c'è il cagnolino A, B e C, lì hanno detto la californiana con gli occhi azzurri, poi prendiamo l'indonesiana che sono più tapine, lei deve solo partorire, l'indonesiana deve partorire e invece la californiana deve formarmi l'ovulo perché io voglio il bambino bello. Hai capito? Ma qui siamo alla pazzia. C'è una cosa di eugenetica, dici, una cosa nazista. C'è una roba da nazisti. Cioè, Mengele che cosa faceva? Faceva i suoi esperimenti in determinate maniere, no? Cioè, tu dici, Vendola è peggio adesso di Mengele. Siamo i nuovi Mengele a far queste cose. Cioè, tu dici, Vendola peggio di Mengele, dici? Ah, certo che se paga per fare determinate cose, quando uno dice questo è un pensiero nazista, mi sembra che se non si sapesse la storia, non sappiamo neanche chi è Vendola, uno comincerebbe a pensare che magari Vendola
può essere accomunato a ciò che veniva fatto durante il nazismo, nell'epoca nazista, perché Parenzo, quello è quello che viene fuori. Cioè, giocano con le situazioni, scelgono per essere umani. Senti, ma neanche gli animali, ma esseri umani. Cioè, ma si può essere contrario all'utile in affitto senza dire delle boiate. Trump ti piace, mi sembra, no? Ah, guarda, lui è Trump, io faccio il trampolino. Sono più piccolo, però posso fare anch'io qualcosa. Cioè, manco il nel circo di Trump, manco il nano ti fanno fare, guarda, sotto quel tendone lì. Ma manco la donna, manco del cannone ti sparano. Perché Trump sta rompendo un po' troppi gli schemi, ma non so fino a dove potrà. Cioè, arrivare. Faresti il trampolino, cioè il piccolo Trump in Italia. Vabbè, ragazzi, però, andiamo. Non c'ho i soldi, non c'ho niente, io no, però. Va bene, giornale radio. Ciao Gianluca, ciao.